Buonasera, buonasera a tutti, buona domenica. Eccoci qui, benvenuti per un nuovo appuntamento di una ricetta insieme con Michela. Vediamo chi si connette con me stasera. Io vi guardo sempre dall'altro telefono. E se arriva la notifica, vuoi salutare Maria? Maria, buonasera! Maria oggi voleva fare questo saluto. Allora, vediamo, qua la notifica effettivamente tarda sempre ad arrivare. No, eccoci qua, ci siamo. Allora, vediamo chi è in diretta con me. Così possiamo iniziare. Allora, ci sono io qua. Ok, possiamo iniziare a preparare questo dolcino insieme. Allora, stasera cosa faremo? Avete presente i biscotti occhio di bue, quelli piccini che hanno quel foro e vengono farciti con creme, cioccolata o confetture? Io questa volta farò una torta frolla proprio come un occhio di bue, però la inciuciamo a modo nostro, eh? Allora, vediamo. America, buonasera. Allora, eccola qua. Poi c'è Yvonne. E vediamo un po' chi si connette con me. Allora, iniziamo velocemente con gli ingredienti. Ovviamente alla base della torta ce l'ho già pronta, eh? Vi farò vedere come con pochi ingredienti e in poco tempo come possiamo buttare giù una torta per un qualsiasi evento, un compleanno, un onomastico, ma anche perché no, una sera per stare con gli amici. Allora, iniziamo qui con gli ingredienti. Due uova intere, che questa volta ho preso il frustino a mano. Poi mettiamo una vaniglina. Teresa! Maria sta meglio, sta molto meglio, per fortuna un po' di tosse, ma sta molto molto meglio. Allora, vaniglina. Mettiamo una vaniglina in polvere o se non ce l'avete va bene anche una grattugiata di limone o l'essenza, diciamo, le fialette di quello che volete voi, arancia, limone. Io preferisco la vaniglia in questo. Poi mettiamo 150 g di zucchero semolato e mescoliamo. Ciao Salvatore! Mescoliamo sempre. Poi andiamo ad aggiungere 170 g di burro che io ho sciolto a bagnomaria, quindi l'ho reso morbido, vedete? E mescoliamo. Crea una sorta di cremina, vedete? Ecco qua. Ciao Rosanna, saluti da Genova, un bacione. Andiamo ad aggiungere un cucchiaino raso di lievito istantaneo per dolci. Ecco qua. E mescoliamo. A questo punto non ci resta che aggiungere la farina 00. Voi già sapete che io la vado a dosare con il mio bicchiere dosatore. Iniziamo con i primi 150 grammi e andiamo a sempre mescolare con il frustino. Antonella, buonasera, grazia, ciao, ciao Grazia. Ecco, io da lontano non è che vedo tanto tanto bene, però riesco a leggervi. E mescoliamo, eh? Vedete, dobbiamo creare una sorta. Guardate com'è montata, come se fosse montata. Vedete? Allora aggiungiamo altri 150 grammi. Allora, voi sapete che di tipologie di pasta frolla ne esistono tantissime. C'è quella che usiamo fare per i biscotti, quella che utilizziamo fare per le crostate, c'è quella montata, c'è quella più morbida. Insomma, poi dipende sempre, se c'è quella più grassa, meno grassa, dipende sempre dalla quantità di grasso che noi aggiungiamo come ingrediente nelle nostre, insomma, ricette. In questo caso è una frolla che va bene per realizzare questa torta a biscotto, diciamo. Allora, quindi abbiamo messo 300 g di farina, andiamo a lavorare con le mani. Ciao Daniela, Loredana, buonasera Vincenzo. Con un frullatore, io non lo uso, cerco di non utilizzare, voi già sapete, non sono amante di elettrodomestici, però chi vuole può anche usare la planetaria.
altri 150 e siamo a 450 grammi di farina 00. Voi sapete, io non amo molto e insomma gli elettrodomestici, ce li ho tantissimi ma poco li utilizzo. E proprio ieri, se avete visto la ricetta, ho preparato i panini hot dog senza l'utilizzo della planetaria. Praticamente con un cucchiaio sono riuscita a realizzare un impasto morbidissimo e veramente, che ve lo dico a fare, dei panini spettacolari. Vi ho fatto il video apposta per farvi vedere la loro morbidezza, che è rimasta anche allo stesso modo il giorno dopo, cioè oggi erano più buoni di ieri. Vi dico proprio la verità. Infatti mia figlia ha detto: mamma, sono più buoni adesso che ieri, che erano appena usciti dal forno. Angela, buonasera. Maria, allora mescoliamo sempre, mescoliamo, lavoriamo, impastiamo, portiamo tutto sul piano di lavoro. Questo non ci servirà. Mettiamo un po' di farina e andiamo a lavorarla velocemente. Voi sapete che la pasta frolla non si lavora tantissimo perché non si deve surriscaldare, perché in questo caso noi la pasta frolla non la andiamo a mettere in frigo, quindi non ha un tempo di riposo. Quindi dobbiamo praticamente lavorarla velocemente e cercare di avere, prendere insomma gli ingredienti, almeno le uova e il burro, freddi, nel caso mio che dobbiamo insomma che devo prepararla subito. Voi invece potete prepararla e tenerla in frigo. Questo tipo di pasta frolla potete prepararla anche il giorno prima, chiuderla, io la chiudo nei sacchetti, quelli per alimenti, e la lascio in frigo. Poi un'oretta prima di doverla insomma riutilizzare, la esco dal frigo e la faccio stare a temperatura ambiente, va bene? Quindi potete prepararla anche il giorno prima, la mattina, insomma quando avete tempo la tenete lì in frigo, e un'ora prima di poi prepararla e infornarla la tirate fuori, va bene? Allora, questa è la nostra pasta frolla. Io mi ripulisco un attimo il piano, così, andiamo a stendere qui, perché dobbiamo fare due cerchi, va bene? Però ho bisogno della carta forno. Vi faccio vedere subito, subito, ambress, veloce, veloce, come faccio io. Ciao Filomena, Anna Savona, buonasera, Felicia, Nietta. La diretta è disturbata, perché è disturbata? Che succede, Nietta? Disturbata perché? Mi lavo un attimo, leva. Ciao Angelo! Anna Savona! Dobbiamo ingrassare un altro po', no? Mi ripulisco un attimo le mani e le inquadriamo un pochetto anche le cose che abbiamo qui a disposizione. Vedete il mio libro che sta sempre lì. Per chi lo volesse, mi raccomando, mi può contattare sempre in privato. Eccomi qui. Allora, prenderò un foglio di carta forno, vedete che io ho attaccato qui per tenerlo steso con un po' di acqua, vedete, e divido l'impasto in due parti, va bene? Ok, facciamo così, cerchiamo di stenderlo, questo ovviamente adesso è molto morbida, perciò vi dicevo, se la mettiamo in frigo resta bella asciutta e si può stendere facilmente. Fabrizio, buonasera. Ciro, ci sei anche tu. Pina, Pina, stiamo facendo una torta frolla occhio di bue. Avete presente il biscotto con l'occhio di bue? Così la faremo grande. Allora, andiamo ancora a stendere, dobbiamo formare una sorta di cerchio più o meno, cerchiamo di ovviamente di aggiustarlo anche con le mani. Tenete presente che non dobbiamo farla doppia, ma abbastanza sottile, perché comunque abbiamo messo il lievito e quindi in cottura lieviterà, crescerà un pochetto. Allora, io in realtà ho il coppa pasta grande, il tagliapasta, quello grande, quello che insomma si lo posso posizionare in varie misure, lo posso regolare per le torte. Però c'è chi magari in casa non ce l'ha. Quindi dice: Michele, come faccio a ritagliare il cerchio? O prendete un coperchio, oppure aspettate, prendo un piatto molto molto semplice, questo qui, vedete, un piatto molto semplice, quello che abbiamo in casa, e andiamo a fare in questo modo, e ritagliamo gli eccessi di pasta frolla.
Vedete? Ecco qua. Clara, ho letto bene Clara, sì, Fabrizio. È marmellata, sì, generalmente si mette marmellata, Nutella, quello, insomma, quello che voi avete a disposizione e quello che volete, insomma, consumare e metterci all'interno. Io metterò della marmellata. Allora, andiamo a creare sempre un cerchio, mi raccomando, aggiustiamo bene bene con le mani. L'eccesso lo togliamo perché non ci servirà. Ok, quindi, questa è la prima parte, è la base, va bene? E togliamo. Fatto questo, poi la andiamo ad infornare. Ovviamente la mettiamo su una teglia, già con carta forno, quindi non faremo fatica, non si romperà e nulla, la mettiamo in forno aspettando ovviamente che prepariamo anche l'altra che è forata, perché dobbiamo fare la parte di sopra che è il cerchio, diciamo, col buco al centro, che andiamo poi a tagliare col coppa pasta. Giuseppe, eccoti! Quindi uno lo mettiamo qua, prendiamo l'altra carta forno. Ecco qua, mettiamo un pochetto di... e iniziamo a stenderla. Stendiamo sempre a cerchio. Guido, no Marica, Carmela. Mi raccomando, seguitemi fino alla fine perché veramente facciamo questa torta al bacio, come dico io. Realizziamo sempre un cerchio, andiamo a stendere. Avete visto, a parte i panini nelle storie che poi vi posterò domani, dopodomani, appena ho 5 minuti sicuramente, la pizza parigino, ma che ve lo dico a fare, è venuto uno spettacolo, l'avete visto nelle storie che ho postato? Vi metterò la ricetta, vi ho fatto anche un breve video, quindi vi farò vedere come l'ho lavorato, vi farò vedere passo passo quello che ho fatto. Prendiamo il piatto. Quindi potete sia farlo col piatto, con un coperchio o con un coppa pasta più grande. Li tagliamo. Ecco qua. Togliamo gli eccessi. Bene, bene, bene. Ecco qua. E poi vi faccio vedere. Ecco qua. L'eccesso di pasta non ci servirà. Allora, una volta fatto questo, vedete? Andiamo a forarlo al centro. Ciao Luisa! Nietta, ci sei? Grazie, buonasera! Allora, andiamo più o meno a prendere il centro, non facciamo il geometra, però, insomma, cerchiamo di fare una cosa sistemata. Vado? Ecco qua. Andiamo a forare e togliamo la parte al centro. Delicatamente, ma vedrete che se la mettete in frigo subito viene via. Ecco qua, aggiustiamo il cerchio con le mani, vedete? Ecco qua, e quindi anche questo è fatto, vedete? Quindi avete visto? Andiamo sempre a metterlo in una teglia da forno e andiamo a cuocere a 180 gradi per una ventina di minuti. E tutte e due, ovviamente, voi aprite ogni tanto dopo i primi 10 minuti di cottura e vedete se quello da sotto lo dovete passare sopra o viceversa, va bene? Quindi, questi sono i tempi di cottura, 180 gradi per 20 minuti circa. Vado a togliere questo perché non mi servirà e invece cosa mi servirà? Aspettate, perché veramente neanche più questi mi serviranno e voglio toglierli. Eccomi qua e nel frattempo vi saluto. Stefania, sì, Maria ti saluta. Ciao. Inventiva, sì, allora vi faccio vedere. Prendiamo un piatto. Allora, io qui ho quelli, la parte cotta, no? Allora, eccolo qua. Il disco, va bene? Quindi andiamo a mettere così e poi l'altra parte è questa, vedete? Allora, che
che cosa vado a metterci qui? Vado a metterci della marmellata ai frutti di bosco e andiamo a cospargere tutta la base. Se a voi non piace potete ovviamente mettere, ciao Lina, Assunta, Penelope, ciao, condividete la diretta, e questa è una bella idea, una bella torta. Potete metterci altro tipo di confettura, potete metterci la Nutella, la crema pasticcera, una crema ricotta, una crema chantilly, fate voi quello che a voi vi piace di più, va bene? Quindi cerchiamo di lasciare un po' i bordi liberi, perché così quando andiamo a pressare si completano anche i bordi. Facciamo così, ecco qua, vedete? A posto. Posizioniamoci la nostra torta, ecco qua, pressiamo leggermente, questo non mi servirà. Adesso che cosa farò? Al centro vado a metterci un altro po' di marmellata, guardate, ecco qua. Inquadro un po' da vicino così io prendo anche la panna. Ecco qua. Abbiamo preso anche la panna. Vediamo. Stefania. Allora aspettate, non andate via. Completiamo con... Vediamo un pochetto, prendo un tagliere. Ecco, io poi quando devo decorare un po' le torte ho più o meno un'idea, ma al momento poi... mi viene di più l'idea. Abbiamo le fragole, quindi mettiamo così al centro le fragole, cerchiamo di creare un cerchio con le fragole, così, guardate, cerchiamo di farlo carino, scenografico come dico io, come sempre. Stefania, la farò, sì tesoro, mi raccomando, ogni volta che rifate le mie ricette aspetto sempre le foto e poi vi riposto, vedete? Allora, questa è andata, mettiamo così, vedete? Mettiamocene un altro pochetto, ecco qua, magari una al centro. Facciamo come una sorta di fiore, vedete? Adesso che cosa facciamo? La panna, fiocchetti, guardate, aspettate che io veramente devo essere precisa, dopo vi giuro vi saluto tutti, che poi parlare e fare i disegnini per cercare di essere più o meno precisa non è facile, però ce la facciamo, guardate, ah, qualche fiocchetto qui, guardate, ok, adesso che cosa facciamo? Andiamo a metterci le fragoline, ciao Angela, Luisa, le fragoline di bosco, eccole qua, e qua facciamo una sì e una no, un fiocchetto, un ciuffetto con la fragolina e un ciuffetto no, uno sì e uno no, guardate come quanto è carina, a volte veramente basta poco, basta un po' di inventiva, no? E poi, vedete, basta avere una base e subito si realizza una torta che possiamo preparare per qualsiasi, per una serata, per una festa, per qualsiasi cosa, insomma. Ecco qua. Adesso che facciamo? Andiamo con lo spray, gelatina spray, Vediamo se riusciamo piano piano a lucidare un pochetto le fragole al centro. Qui aggiustiamo il fiocchetto, ecco qua, aggiustiamo anche di qua,
va bene? Ecco qua. E poi facciamo una spolverata, poco poco però, aspettate che adesso faccio piano piano, altrimenti mi viene giù a neve. Ciao Pinuccia, Mario! Proviamoci. Poco poco, Avvicino un po'. Facciamo vedere. La parte del biscotto cerchiamo di farla più un pochetto bianca, vedete? Ecco qua. E che ve lo dico a fare? Guardate quanto è carina. E ditemi se questa non può essere una torta. E voilà! Eccola qua. In pochissimo tempo, con pochissimi ingredienti, siamo riusciti a buttar giù una torta. Semplicissima, ma veramente con pochissimo, 5 euro, forse meno, abbiamo fatto una torta. Quello che costa un pochetto in più sono i frutti, un pochetto in più insomma. Ecco, che magari non facciamo rientrare le 5 euro, ma sì, ma possiamo anche farle rientrare. Magari non avete le fragoline, potete prendere un po' di frutta insomma che voi volete, che vi avete in casa da consumare, sempre con un po' di spray o gelatina, riusciamo a preparare questo. Però voglio dire, con le fragole, con questo è molto carino, ma se non sono 5 sono 7 euro, voglio dire comunque un qualcosa di economico per un 8 porzioni, ma anche 10 fettine ce la facciamo. Allora che dire, tesorucci, guardate quanto è carina, ve la faccio vedere da vicino, così. Guardate. Ciao Lisa, Stefania, Mary, Giuseppe. Guardate. Io questa adesso non la faccio vedere, la fettina dopo, adesso non la taglierò, la taglierò dopo, magari per domani, perché la devo presentare insomma stasera, quindi mi servirà a tavola. Quindi non vado a tagliare la fetta, ma vi farò vedere la fetta tagliata più tardi nelle storie, va bene? Allora, grazie Ciro, Michelina, grazie Maria, dopo vi giuro, vi saluto tutti, voi sapete già, un sorriso, un cuoricino, vi saluto tutti, a volte sono 300-400 messaggi, però vi saluto veramente tutti, lo potete dire. Allora, per quanto riguarda il corso, martedì parte il primo corso gratuito, quindi per di cucina base, parleremo di varie creme furbe per poter farci le torte e quant'altro, quindi chi ancora volesse aderire, c'è un altro posto, un altro due posti per insomma in giornata entro stasera, altrimenti chi vuole poi per i successivi corsi sempre gratuiti parleremo di appunto paste frolle, che ce ne sono un'infinità, ci sono tipologie diverse di pasta frolla, va bene? Quindi a mano in privato contattatemi e io vi dirò insomma come poterci poi fare una video in privato e parlare, fare una lezione privata gratuita, e quindi non vi preoccupate, è gratuita, però è un mio modo anche di, è un mio servizio a tutti, per tutti quanti voi, per insomma per farvi vedere anche questi trucchetti, queste semplicità e queste cose che vedete anche con pochissimo e con una semplicità possiamo fare un qualcosa di bello, buono, bello e soprattutto scenografico da portare in tavola. Allora, cosa dire, ci vediamo giovedì per la ricettina salata, vi aspetto nelle storie, vi aspetto su YouTube, su Giallo Zafferano, mi raccomando, quando metto nelle storie i link e cose varie, e per il corso gratuito contattatemi in privato, e se volete il mio libro, mi raccomando, eccolo qui, che veramente per chi l'ha comprato è rimasto molto contento, e ci sono tantissime cose, tantissime ricette che voi potete insomma guardare, curiosare e rifare, quindi niente, allo stesso modo mi potete contattare in privato. Vi aspetto in tantissimi come sempre, e che dire, grazie di cuore, siete veramente carissimi tutti quanti. Ciao Maria, grazie per la musica, ciao tesoruccio che mi hai ripresa, e un kiss kiss a tutti quanti voi. Ciao.